facciamo entrare le telecamere a vedere il Movimento 5 Stelle pronto per governare Roma. Vi prego di guardare questa sala, di guardare queste persone e di renderci conto quanto, se si vuole, veramente si può cambiare il corso della storia. Noi ne siamo oggi in questa sala la dimostrazione. Ringrazio quegli attivisti che ci hanno provato e che oggi non si vedono tra le liste dei candidati, ma sono sicuro che se è stato fatto tutto con il cuore e con lo spirito che ci ha portato qui fino ad oggi, ognuno di noi deve essere fiero di dove siamo arrivati e di quello che ci proponiamo di fare per Roma. Vogliamo veramente cambiare, ma con i fatti. E il Movimento 5 Stelle è l'unica realtà che sempre più forte si afferma e che può garantire questo cambiamento. Ho visto anche i candidati che abbiamo appunto alla carica di sindaco e sono convinto di una cosa, so già chi vince, comunque vada a vincere il Movimento 5 Stelle, ragazzi, perché quindi avanti così è solo l'inizio di un percorso iniziato 10 anni fa. Grazie a tutti. Si dice che le persone non contano, cosa conta? Conta il programma, anche perché se usciamo fuori dal programma dovete cominciare a mettere i soldi da parte, 150.000 euro, quindi so se avete cominciato a mettere da parte un euro al giorno, non si sa mai. Però siamo in guerra, signori, e vogliamo vincere puliti e vogliamo vincere anche alla grande. Abbiamo a cuore il futuro di questa città e ci stanno lasciando dei grandi cocci, dei gran paduli. Abbiamo bisogno di persone che veramente abbiano a cuore il futuro di questa città e che non si fermino a guardare solamente il proprio orticello o che siano comandate dalle lobby di potere. Sono terrorizzati dalla vittoria del Movimento 5 Stelle. Sanno che possiamo andare a mettere le mani sul loro giocattolo, su quello che qualcuno definiva la bocca da mungere, e li andiamo a togliere dalle mani la mucca da mungere. Farò la campagna elettorale, farò, spero, il consigliere Capitolino, forse il sindaco, ma se questo non succederà porterò il banchetto, come ho fatto prima, e continuerò a farlo insieme a voi. E questo ci potete portare. Siamo qui tutti insieme, cerchiamo di dare una mano per l'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo, che è quello di, una cosa da poco, vincere e governare Roma. Io ricordo, passai i primi sei mesi della mia esperienza in consiglio comunale a dire: non sono l'assistente di Marcello, non sono l'assistente di Gerardo, non sono l'assistente di Frongia. Per dirvi la mentalità anche che noi andremo a combattere. Non avrei mai immaginato, lo ripeto ancora una volta, di trovarmi qui. Una cosa so di certo, che chiunque dovrà superare questo ballottaggio al 5, beh, io sarò al fianco come tutti, no? Al fianco di chiunque e di sia. Quello che devono capire i romani è che non bastano 250 attivisti o dei portavoce in Campidoglio, serve che una città ci sostenga quando avremo tutti quanti conti. Manderemo via, sì, i dirigenti corrotti, inseriti dalle mani, confermati da Marino. Un tempo per fare i colpi di Stato si compravano Kalashnikov e carri armati, oggi per fare i colpettini leggeri si comprano giornalisti. Ma sono sempre colpi di Stato, tenenti. Loro proveranno a farci scendere di livello,
attaccheranno perché vogliono la nostra risposta, perché sono dei mendicanti di titoli di giornali. Gli Orfini, gli Esposito, mendicano. Loro vivono esclusivamente per il titolo di giornale. Sono persone che non hanno a cuore i problemi dei cittadini. Noi non possiamo rispondere alle loro menzogne, altrimenti staremo tutto il tempo a rispondere alle loro centinaia di menzogne e non a spiegare ai cittadini romani quello che vogliamo fare assieme a loro di questa città. Sono convinto che se un cittadino romano fosse sul serio informato, voterebbe il Movimento 5 Stelle automaticamente. In bocca al lupo a tutti e prima di andare a fare.